questo mondo veloce, finalmente un programma d'approfondimento superficiale e disinformato sui temi d'attualità quotidiana. Neo Talk Show ha 3 ospiti fissi in studio. Tutti e 3 sono totalmente incompetenti su ogni cosa, mentre il 4º ospite è in collegamento costante da Marte, perché è un alieno e non comprende la cultura della Terra, avendo anche gravi difficoltà nell'uso e nella comprensione della complicata lingua italiana. Questi ospiti vi condurranno per mano in una parodia di Neo Talk Show, dove si dibatteranno tanti temi di attualità quotidiana. Ciao, benvenuti a tutti, io sono il moderatore. Andiamo a passare la parola a tutti gli ospiti. Hi, I'm Jack. I came from Texas. Buonasera, sono la signora Pina. Mi è passata la faringite. Ciao, io sono Arturo, l'artellista. Hi. MJ. Sì, volevo ricordare a tutti i telespettatori che l'antennista compare solo in modalità audio, in quanto appunto non c'è il computer e però smanetta sull'antenna della nostra emittente e quindi partecipa via via al nostro talk show. Un saluto ad Arturo. Ciao, io sono Arturo, l'antennista. Ho il polpettone sui fornelli, ho pochi minuti per partecipare alla trasmissione. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Neo Talk Show. Questa puntata parleremo dell'SM, ossia dell'European Stability Mechanism. Per poter discutere con competenza sui temi del MES servirebbe un economista, un finanziario, un climatologo, un demografo, un fisico e anche un militare. Ma non è nostra intenzione creare allarmismo, quindi spacceremo propaganda politica e disinformazione, riempiendo al solito di merda il telespettatore. Le SM è come una società a responsabilità limitata. I paesi europei sono soci ed hanno sottoscritto percentuali diverse del capitale sociale del MES, che è limitato ad un massimo di 700 miliardi. Ma il capitale conferito per adesso è solo più o meno circa del 12%. Se il MES lo richiedesse, l'Italia dovrebbe versare e si dovrebbe fucare per dare soldi al MES per altri oltre 104 miliardi, dato che la quota parte dell'Italia è del 17% sui 700 miliardi di capitale sociale, di cui sono già stati versati più o meno 15 miliardi. Poi, per accedere al MES, occorre anche avere un debito PIL inferiore al 60%, non essere in procedura di infrazione, avere un deficit PIL inferiore al 3% da almeno 2 anni. Con queste condizioni il MES potrebbe fare prestiti al paese richiedente un aiuto finanziario, solo se il debito fosse ritenuto sostenibile, cosa che implica che il quoziente debito PIL abbia una dinamica discendente, perché il numeratore, ossia la crescita del debito, è inferiore alla crescita del denominatore, cioè la crescita del PIL. Ma noi in Italia il nostro debito pubblico, il nostro debito PIL, è oltre il 135%, quindi siamo anni luce lontani dal 60%. Abbiamo rischiato più volte di beccarci una procedura di infrazione per eccesso di debito. Inoltre il debito italiano ha un ratio di crescita di lungo periodo del 2% in termini reali, mentre il tasso reale di crescita di lungo periodo del PIL italiano è di circa il più 0,2%. Quando cazzo si vandanno italiani? A cosa cazzo serve all'Italia il MES? Diamo la parola al nostro amico alieno Ezezel. Grandi errori, grandi. Diamo la parola alla signora Pina per sapere cosa ne pensa del MES.
I francesi ed i tedeschi ci devono pupare la fava, e poi ci devono comprare ad oltranza i botti, insomma loro sono ricchi e quindi ci devono dare i loro soldi, perché l'Italia ha diritto a spendere, è una questione di legittima sovranità e democrazia, di più è una questione d'umanità, che rende legittimo l'esproprio proletario, il rifiuto del cattivo debito, inchioderà la finanza alle proprie responsabilità, facendo emergere la colpa delle elite. Razziste e super ricche, squali, licantropi, vampiri, sciacalli ed anche alieni rettiliani, che si sono alleati con Gundam e Mazinga, per schiavizzare il popolo italiano. Viva il comunismo e la libertà, viva rifonda URSS. Your money is not the dollar cash, and the Italian lira will be a toxic currency. Ciao, io sono Arturo, l'antagonista. Mio fratello Jack dal Texas dice che noi dovremmo praticamente ripagare il debito pubblico italiano stampando oceani di lire e rifilando carta straccia agli italiani e a partner europei e mondiali. In questo modo l'Italia brucierebbe in iperinflazione e fallirebbe non una, ma due, tre, quattro, cinque volte, come fanno i peones sudamericani. Ecco, la gente è andata via, la trasmissione è finita, ci si sente la prossima volta. Ciao.